Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nella liturgia di oggi, il Vangelo racconta di uno scriba che si avvicina a Gesù e gli domanda: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù risponde citando la scrittura e afferma che il primo comandamento è amare Dio. Da questo poi, per naturale conseguenza, deriva il secondo, amare il prossimo come se stessi. Udita questa risposta, lo scriba non soltanto la riconosce giusta, non dice è vero quello che dice, no. Ma nel farlo, nel riconoscerla giusta, ripete quasi le stesse parole dette da Gesù. Hai detto bene, maestro, e secondo verità, che amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e sacrifici. Ripete. Ma io mi domando, perché nel dare il suo assenso quello scriba sente il bisogno di ridire le stesse parole di Gesù? Questa ripetizione pare tanto più sorprendente se pensiamo che siamo nel Vangelo di Luca, di Marco, il quale ha uno stile molto conciso e risparmia le parole. Che senso ha allora questa ripetizione? E questa ripetizione è un insegnamento per noi tutti che ascoltiamo, perché la parola del Signore non può essere ricevuta come un qualsiasi notizia di cronaca. La parola del Signore va ripetuta, fatta propria, custodita. La tradizione monastica, i monachi, usa un termine audace, ma molto concreto. Dice così: la parola di Dio va ruminata. Ruminare la parola di Dio. Possiamo dire che è così nutriente che deve raggiungere ogni ambito della vita, coinvolgere, come dice Gesù oggi, tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la mente, tutta la forza. La parola di Dio deve risuonare, echeggiare e riecheggiare dentro di noi. Quando c'è questo eco interiore che si ripete, significa che il Signore abita il cuore. E dice a noi, come a quel bravo scriba del Vangelo: non sei lontano dal regno di Dio. Cari fratelli e sorelle, il Signore non cerca tanto degli abili commentatori delle scritture, cerca cuori docili che, accogliendo la sua parola, si lasciano cambiare dentro. Ecco perché è così importante familiarizzare col Vangelo, averlo sempre a portata di mano, anche un piccolo Vangelo in tasca, nella borsa, appassionarsene. Quando lo facciamo, Gesù, parola del Padre, ci entra nel cuore, diventa intimo a noi e noi portiamo frutto in Lui. Prendiamo ad esempio il Vangelo di oggi. Non basta leggerlo e capire che bisogna amare Dio e il prossimo. È necessario che questo comandamento, che è il grande comandamento, risuoni in noi, venga assimilato, diventi voce della nostra coscienza. Allora non rimane lettera morta nel cassetto del cuore, no, perché lo Spirito Santo fa germogliare in noi il seme di questa parola. E la parola di Dio opera, è in movimento sempre, è viva ed efficace. Così ognuno di noi può diventare una traduzione vivente, diversa ma originale,
non una ripetizione, no, una traduzione vivente, diversa e originale dell'unica parola di amore che Dio ci dona. Questo lo vediamo nella vita dei santi, per esempio. Nessuno è uguale all'altro, sono tutti diversi, ma tutti con la stessa parola di Dio. Oggi dunque prendiamo esempio da questo scriba. Ripetiamo le parole di Gesù, facciamole risuonare in noi. Amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutta la forza e amare il prossimo con me stesso. E chiediamoci, questo comandamento orienta davvero la mia vita? Questo comandamento trova riscontro nella mia giornata? Ci farà bene stasera, prima di addormentarci, fare l'esame di coscienza su questa parola. Vedere se oggi abbiamo amato il Signore e abbiamo donato un po' di bene a chi è capitato di incontrare. Che ogni incontro sia dare un po' di bene, un po' di amore, che venga da questa parola. La Vergine Maria, nella quale la parola di Dio si è fatta carne, ci insegna ad accogliere nel cuore le parole vive del Vangelo. Angelus Domini, nun sabit Mariae. Et concepit de Spiritu Sancto.